Però di Lorenzo Braccetto va a creare un problema per quanto riguarda l'esterno destro, perché tu ci avresti Mazzocchi e Zerbin. E tra l'altro crea un problema anche a livello numerico in difesa. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto del Darion e oggi siamo qui per commentare Napoli e Niazia 4-0, un match che ha visto il ritorno, diciamo, di tanti giocatori importanti, di tanti big, ma che secondo me potrebbe dare indicazioni nuove sul mercato e quindi potrebbe creare dei nuovi problemi, tra virgolette. Prima di parlarne però vi ricordo l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, dobbiamo arrivare ai 4.000 iscritti, quindi iscrivetevi in massa e chiamate tutti gli amici e parenti per iscriversi e poi attivate la campanella. Allora, cominciamo subito. Questa è stata la formazione del primo tempo. Ovviamente confermato il 3-4-2-1, Meretti in porta, in difesa Nathan a sinistra, Rachmani al centro e Di Lorenzo a destra, Spinazzola, Lobotka, Anguissa e Mazzocchi e davanti Kvara, Politano a sostegno di Khedira. Allora, perché ho detto che è un match che può creare dei problemi sul mercato? Perché ragazzi, questa formazione apre a dei problemi. Perché? Di Lorenzo braccetto destro. Perché? Probabilmente perché Conte così si sente più sicuro per quanto riguarda l'impostazione dal basso, no? Perché tu comunque, se vediamo la batteria dei difensori centrali, tu c'hai a oggi Rachmani e Di Lorenzo e forse è anche un pochino Juan Jesus, però Juan Jesus non è titolare. Quindi a livello di titolari tu c'è solo Rachmani e Di Lorenzo che sanno impostare e quindi probabilmente Conte lo vuole mettere braccetto per avere un po' più di qualità e di poter quindi costruire dal basso. Però Di Lorenzo braccetto va a creare un problema per quanto riguarda l'esterno destro, perché tu ci avresti Mazzocchi e Zerbin e con tutto il bene ragazzi, ma fare un campionato con la coppia destra Mazzocchi Zerbin, onestamente, anche no. Se proprio dobbiamo, teniamone solo uno. E io tra i due, sinceramente, terrei Zerbin, non solo per la questione vivaio Napoli, ma anche perché a mio avviso è un pelino più qualitativo di Mazzocchi. Quindi vuoi Di Lorenzo braccetto? Benissimo. Allora si vende Mazzocchi, teniamoci Zerbin come riserva, che un anno senza coppe ci può anche stare, e ti vai a prendere un esterno destro di livello. Qua diciamo che dipenderà dal mercato, nel senso che se arriva un esterno destro, allora l'opzione di Lorenzo Braccetto la possiamo prendere molto più in considerazione. Se invece non arriverà un esterno destro, vuol dire che Di Lorenzo poi alla fine farà l'esterno a tutta fascia, che diciamo che è il suo ruolo, ok? Perché all'Empoli quello faceva. Quindi qua bisognerà vedere il mercato, però ripeto, Di Lorenzo Braccetto crea un problema per quanto riguarda l'esterno destro. E tra l'altro crea un problema anche a livello numerico in difesa, perché se consideriamo Di Lorenzo Braccetto e anche Olivera Braccetto, allora avresti a quel punto 7 difensori. Ce n'è uno di troppo e a quel punto io credo che i due indiziati siano uno tra Nathan e Juan Jesus. Tra i due io credo che sia Juan Jesus quello iniziato a lasciare, perché secondo me Di Conte una fish su Nathan se la vuole giocare. Io penso che lui voglia farla questa scommessa su Nathan. Il problema è sempre lo stesso: c'è qualcuno pronto a comprare, a spendere soldi per un 33enne che tra un anno sarà a zero, a parametro zero? Questo è il grande punto di domanda. Comunque, ragazzi, Di Lorenzo Braccetto, come potete vedere, crea ulteriori problemi che vanno risolti il più velocemente possibile, perché tra un mese e un paio di giorni chiude il mercato. Detto questo, a livello di gol, nel primo tempo abbiamo la bellezza di due gol. Il primo che arriva da un pressing alto di Kvara sull'avversario, Kvara poi passa la palla a Lobotka e c'è questo 1-2, bellissimo. Lobotka fa questa verticalizzazione alta per Kvara, che poi controlla col destro e tira col sinistro. Un gol bellissimo, è stato bello sia l'assist e il modo in cui Kvara ha segnato. Il 2-0 invece arriva sulla sinistra con Spinazzola, che arriva sul fondo, mette questo cross dentro l'area, cross che viene poi deviato da un difensore dell'Egnazia. La palla va a finire sui piedi di Di Lorenzo, che la scarica per Politano, che va al tiro da fuori. Ci sono state un paio, diciamo, di sortite offensive dell'Egnazia, una che è arrivata praticamente su un regalo di Anguissa a inizio partita,
che è finita con una parata di Meretta anche abbastanza facile. E poi dopo il 2-0, Ignazza che attacca sul nostro lato destro, quindi sul lato di Mazzocchi e di Lorenzo, cross basso, Di Lorenzo dentro l'area, salvataggio in scivolata e la palla che va a finire fuori. Questo è stato il primo tempo. A livello di singoli, Meretta è stato impegnato pochissimo, ha fatto quella parata, però niente di che. Nathan non mi è piaciuto tantissimo, sinceramente. Poi ho visto Nathan ogni tanto c'ha sta cosa che deve fare tutto da solo. C'è un'azione dove praticamente poteva servire la palla per Spinazzola sulla sinistra, lui invece si è voluto incaponire, è andato per vie centrali, ha provato a fare qualche dribbling, cioè testa bassa e prova a fare da solo, e questo non è positivo. Rahmani e Di Lorenzo hanno fatto il loro, Spinazzola continua a essere uno dei migliori in questa fase del ritiro. Lobotka fa questo assist bellissimo per Kvara. Anguissa l'ho visto in crescita. Mazzocchi, lo ripeto, ragazzi, con tutto il bene, ma non mi dice granché. Kvara, come sempre, dipinge calcio. Politano, non mi è dispiaciuto. Che Dira ha sbagliato qualcosina. L'ho visto un po' meno in palla rispetto all'ultima uscita. Io ribadisco quello che ho detto l'ultima volta, cioè che Dira è quella punta che piace a Conte per caratteristiche, però sinceramente mi tengo più un Simeone che ha caratteristiche diverse ma che è un po' più qualitativo. Altrimenti, se non vogliamo tenerci Simeone, vendiamo Khedira e prendiamone un altro, perché sinceramente Khedira lo posso accettare come terzo, come terza punta, ma come riserva onestamente andrei su altro. Questa invece è la formazione del secondo tempo: Caprile in porta, Juan Jesus, Buongiorno e Rafa Marin, Mario Rui, Iaccarino, Foloruncio e Zerbin, centrocampo e davanti Raspadura e Ngonge dietro a Simeone. Allora, il 3-0 arriva praticamente su contropiede. L'azione, diciamo, il contropiede si sviluppa sulla destra con Zerbin, che vede l'inserimento per vie centrali di Simeone, quindi mette questa palla bella dolce e quasi praticamente all'altezza del dischetto del rigore. Simeone non deve fare altro che buttare dentro la palla, e quindi 3-0. Abbiamo poi una traversa di Ngonghe sul calcio d'angolo. Un paio di situazioni da calcio piazzato, c'è questa punizione dalla sinistra dove Mario Rui mette questa bella pala dentro l'area per Simeone che di testa ci arriva bene e fa questo colpo di testa bello potente, c'è una bella parata del portiere avversario. Poi un altro calcio d'angolo dove Buongiorno stacca bene in alto e prende, diciamo, colpisce di testa questa palla che però sfiora di poco il palo. Arriva poi l'azione del 4-0, cioè abbiamo praticamente Raspadori spalle alla porta che si abbassa per ricevere palla, vede Zerbin sul lato destro che si sta inserendo, fa quindi questo passaggio, questo cambio gioco alto che va a finire praticamente sui piedi di Zerbin, che di prima la mette bassa dentro l'area per Ngonghe, che non deve fare altro che fare questo scavetto, e quindi poi c'è il 4-0. Quindi ragazzi, queste sono state a grandi linee le azioni che ci sono state in questa partita. Nel secondo tempo, Rafa Marin mi è piaciuto di più rispetto all'ultima uscita, anche nell'impostazione mi è piaciuto di più. Zerbin, come ho detto prima, secondo me c'ha un po' più di qualità di Mazzocchi, quindi se dobbiamo tenerne uno, mi terrei Zerbin. Ha fatto comunque due assist. E Foloruncio, nei due della mediana, ok, ha fatto qualche fallo di troppo, si è preso anche un cartellino giallo. Iaccarino, ragazzi, allora io sinceramente vi dico la verità, Iaccarino come quinto in mediana me lo terrei. È il giovane che si sta mettendo in mostra, secondo me, in questi due ritiri. Non mi è assolutamente dispiaciuto per come, diciamo, interpreta il ruolo che fa, per esempio, Lobotka, ok? È un giovane che secondo me ha delle qualità. Io me lo terrei, sinceramente. Poi e dovrebbe essere in teoria anche un vivaio Napoli, quindi sarebbe ottimo per le liste. Mario Rui ha fatto il suo, ha messo anche questa palla pericolosa su una punizione. Ecco, un altro argomento importante, ragazzi. Se consideriamo i titolari, non abbiamo queste grandi scelte sui calci piazzati, ok? Vabbè, sugli angoli ci siamo, perché comunque c'hai Buongiorno, c'hai Rahmani, Rafa Marin, comunque ce li hai i giocatori pericolosi. Però, ad esempio, sulla punizione, sulle punizioni dirette, chi va a calciare? Probabilmente Kvara quando c'è la punizione dalla sinistra, Politano sulla destra, Raspadori. Però, cioè, secondo me ci abbiamo pochi battitori di punizioni in questo momento.
E a livello di rigoristi, chi può calciare il rigore? Kvara? Ecco, Kvara probabilmente diventerà un po' quel giocatore che monopolizzerà i calci piazzati, probabilmente. Io vedo una leggera carestia per quanto riguarda i battitori di punizioni. Chiusa questa parentesi, Gonghe e Raspadori non mi sono dispiaciuti. Raspadori ha fatto molto questo gioco di abbassarsi per ricevere palla, è stato il regista offensivo, mettiamola così. E poi Simeone, che comunque fa il gol, tanto impegno. Io ripeto, mi preferisco tenermi un Simeone che non è proprio l'identikit ideale della punta che vuole Conte, piuttosto che Chiedira. Però questo ovviamente poi lo dovrà decidere Conte. E poi durante il secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora, entra anche Kajust, e secondo me non è diciamo da ignorare questa cosa. Cioè, se Conte mette Kajust gli ultimi 10 minuti, probabilmente perché vuole far capire che è un giocatore su cui non ci punta. Non so, io l'ho letta così. Quindi ragazzi, questa è stata Napoli e Niazia. Si cominciano a vedere le gambe un pochino più leggere. Tra l'altro, una cosa che non ho detto prima, mi è piaciuta molto l'aggressività che c'è stata da parte del Napoli, sia nel primo che nel secondo tempo. Poi mi è piaciuta molto la fase difensiva, anche se l'Ignazio non ha fatto tutte queste grandi sortite offensive, però ho visto una squadra che difendeva in avanti e che era molto corta, con un pressing molto più aggressivo rispetto alle ultime amichevoli. Delle indicazioni positive si sono viste in questa partita, però, come ho detto anche all'inizio, ci sono anche delle indicazioni, diciamo, tra virgolette negative, barra, che ti fanno pensare al mercato. Vedete Di Lorenzo, per esempio. Quindi bisogna un po' vedere se questo Di Lorenzo braccetto verrà confermato, oppure sarà stato un semplice esperimento che ha voluto provare Conte. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo la partita. Oggi a livello di calciomercato non c'è niente da commentare. Aspettiamo giusto l'ufficialità di Østergaard, che dovrebbe arrivare oggi, massimo domani. E niente, quindi ragazzi, questo è quanto. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima.